Ripartiamo. Allora, stiamo parlando, breve inciso, almeno se poi non si fa più tardi, la questione delle sanzioni sulla non regolarità contributiva. La Regione Toscana ha previsto l'articolo 304, mi pare, comma 3, la famosa sanzione residuale, no? Per ogni altra mancanza relativamente a un determinato capo della legge regionale, si apre la sanzione residuale di, mi pare, 500 euro il minimo. Quindi, 500 del fare. 500, il minimo vale 500, quindi tutto del minimo dovrebbe essere il minimo. Allora, la Regione dice che questa sanzione si applica qualora io accerti la irregolarità contributiva. Però questo è fatto due passaggi, cioè intanto la sanzione dovrebbe essere verso la mancanza che l'operatore ha avuto nell'assolvere a una disposizione regionale, non statale, cioè avevo l'obbligo, la sanzione era nata quando c'era l'obbligo di disporre del TURC o presentare il TURC, non ti do un ordine, presentami il TURC, non ce l'ho, bene, ti sanziono 500 euro. Ma dire che questa sanzione va tutto un giro di ragionamenti e arriva ad applicarsi alla verifica negativa della contributiva, ce ne vuole, si perde un po' il principio della tipicità delle sanzioni, perché le sanzioni sulla mancanza di regolarità le fa lo Stato e ci sono. È una materia esclusivamente statale, la previdenza sociale, non è nemmeno concorrente. Quindi la Regione in una materia che non le compete assolutamente, può introdurre delle sanzioni dirette? È come se avesse introdotto una sanzione, cioè non corrispondi, ha fatto esempio stupido, non corrispondi gli alimenti al partner, ti sanziono. No, è un'altra materia. Il presupposto è un particolare articolo del 114-98, laddove viene previsto che le regioni possono, diciamo, collegare la validità del titolo abilitativo del commercio tra le pubbliche alla regolarità contributiva. Di lì è stata data la possibilità alle regioni di usare un quid non loro, la previdenza sociale, da legare al commercio, che invece è materia regionale. Di lì a dire che quella sanzione scritta generica in quella maniera vada ad applicarsi alla mancanza di regolarità è un passaggio, secondo me, ulteriore, che non è molto in linea invece con il principio generale di applicazione delle sanzioni. Sanzione la puoi applicare solo se è esplicitamente prevista per quel comportamento, altrimenti non la puoi applicare. E laddove c'è una concorrenza di sanzioni, si applica la sanzione della legislazione speciale specifica. Quindi, casomai faccio, ma è inutile, faccio un avviso all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni specifiche per quella mancanza. Questo è un principio generale. Questo è quello che sostiene anche noi, però la Polizia Municipale sanziona per aver montato regolarmente. Ma fatti te li devi inibire il montaggio. No, dimostri fanno così. Ti fanno montare, i brutti li controllano dopo, e a ritroso gliele fanno quelle 20, 30, 40, 50. No, non No, fanno smontare. ci vuole la certezza. Voglio Sì, no. dire, per esempio, oggi, no? Forse viene domani, domani, io a un certo punto poi non vuol dire agosto, vedo che tu sei regolare, ti fa tutto il mondo fino a febbraio. Hanno fatto questo ragionamento Non mi pare un ragionamento che qui. Ma sta che in viene a piedi. noi? Deve essere previsto No, dalla ci si normativa. ritrovano 40-50 verbali. Deve essere previsto dalla normativa, ci vuole la sanzione, cioè Però non può essere, cioè le sanzioni le puoi applicare in maniera analogica o in maniera estensiva o in maniera ragionata, cioè a tot obbligo, tot sanzione, in maniera specifica, univoca, esplicita, altrimenti non sono applicabili. In questa maniera si perde questo principio, secondo me. Qui, però, nel senso, sono idee, cioè. So, so, sono idee. Ma quello non fa 50.000 euro. Per esempio, le rampe.
Vediamo. Vediamo, spero che prima o poi un giudice chiarisca questa faccenda. O la regione chiarisca meglio la, la potenzialità sanzionatoria di una precisa disposizione. Allora si potrebbe applicare a qualsiasi ipotesi, anche l'operatore concessionario. No, ma non sono gli studi, sai, parlando noi, parlando io, come la polizia municipale, ma si potrebbe applicare anche a loro, allora. Perché no? No, non ci sarà. Quindi non gli applicano sulla regolarità costitutiva, ma sul fatto erano lontano. Sul fatto erano lontano. Non si studia, non senza titoli. Però non sono sospetti, sono sospetti. Che in caso di una regolarità costitutiva non avrebbero dovuto montare, se non viene scoperto, non anche questo, ma si montare. No, è un'applicazione della sanzione troppo deduttiva. Secondo me non si viola il principio della tipicità delle sanzioni, della 689. Si va e gran passi. Siamo lì, poi c'è anche la regione, io non è che nel dubbio io non la applico, quei discorsi anche di ragionevolezza e equità anche con gli altri. Cioè. Sospeso del concessionario. Poi lo fate il banco. Allora, io lo posso fare montare. Se quello mi viene nel mercato. Poi anche la regione avrà avuto il suo staff tecnico e i suoi giuristi che hanno detto sì, sta in piedi. Però io ho molti dubbi e nel dubbio dico guarda no, io controllo per evitare problemi, li faccio una volta all'anno e poi vado con l'ipotesi di sospensione e revo fino lì. Sì, ma quello si fa la allora questo verbale è applicabile in ogni ipotesi, anche agli operatori concessionari. Allora diventerebbe poi la sospensione una sanzione accessoria. Dai, ha montato, ho accettato, è un anno e montavi con la regolarità contributiva, dal 31 marzo che ho fatto la cosa, è da marzo dell'anno scorso che monti senza regolarità contributiva. Tutti i giorni del mercato ti faccio una sanzione? Allora fai anche all'operatore concessionario. Sì, non fate anche qualche concessionario. Allora diventa un'applicazione della sanzione un po' troppo garibaldina. No, per me non sta in piedi. Però, non mi pare giusto, no, da un punto di vista formale un po' sbagliato. E nemmeno giusto da un punto di vista di equità e imparzialità verso tutti. No, l'istituto è quello della sospensione. Cioè, te che c'hai la concessione ti controllo una volta all'anno. Se che sei itinerante ti controllo una volta all'anno, o perché di più? Qual è la ragione giuridica perché io debba vessare di più un operatore rispetto a un altro? In quanto itinerante perché mi consideri più delinquente di un concessionario? Fammi la verifica una volta all'anno. Quindi no, quell'altro. Tanto se vendo me la fai, o affitto, me la fai, uguale, sull'ingresso, quindi come scappo. Non è che mi posso scappare da questo meccanismo. Quindi non vedo perché. Cioè, io già lì trovo inapplicabile la norma, perché pecca di imparzialità, di ragionevolezza. Perché può fare una cosa che non è economica né efficiente. E quindi da quando il Turk non sta più in piedi quella normativa lì, va riscritta. No, fu scritta quando ti potevo chiedere il Durk, ma siccome il Durk poi qualche mese dopo nemmeno ti posso autocertificare, quindi nemmeno ti posso fare quella sanzione su un'autocertificazione, perché il ministero ha chiarito, io non ho contezza di avere la regolarità contributiva, ma solo in segna la può. Qui ti devo dare i dati utili al controllo come prevede il 445 del 2000. Quando faccio una dichiarazione sostitutiva la controllo grazie ai dati utili al controllo che te mi devi fornire. Può dire, si sono regolato, no, devi dire dove sei scritto. Quindi, la parola è bollente. La regione ha voluto mantenere qualcosa di non troppo legittimo perché poi tra le righe almeno il vigile si può appellare, è prassi di tutti che ancora vigili chiedono durche a tutti, benché non lo possano fare. Ma la legge c'è scritto, ma non è applicabile. Quindi mi viene da pensare appunto
lo sanno tutti, ma lasciamocelo scritto. Comunque a qualche vigile almeno gli fa comodo per dire all'operatore ha scritto pure nella legge, quando però la legge non è applicabile. È così che si va avanti. Io, quindi, per tutta questa serie di motivi, per me, no, la vedo troppo fumosa l'applicazione di quella sanzione lì, e non è giusta rispetto poi, e non è, è imparziale, cioè non, no, perché certi operatori sì, certi operatori no, no, questo è il mio parere. Chiaramente andrebbe messo poi in una delibera di indirizzo o di qualcosa, per cui già, vista la normativa, visto l'applicabilità, visto come ci si lavora noi, allora si è deciso di, tanto non importa niente, cioè il bene pubblico che si persegue facendo questi controlli così non c'è, non esiste, cioè io li controllo una volta all'anno, ma vado solo a spendere tempo e risorse per un qualcosa e non serve a niente. Approfondimento su fiere antiquarie. Ho visto che è abbastanza, questo tema abbastanza una novità, oltre alla definizione ci ho messo anche tutte le altre disposizioni relative, sottolineando anche qui un errore della regione toscana nel modificare la normativa. Definizione: fiera specializzata nel settore antiquariato. Si intende una manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca. Quindi la definizione è chiusa, precisa, tassativa. Ok? Leggendo il preambolo della legge si riesce a capire la legge. Allora, consiglio, leggetele sempre i preamboli e motivazioni della norma, perché è una buona chiave di lettura. A volte le norme, spesso le norme sono scritte in maniera incomprensibile, perché nascono, in questo caso, le capisco, anche a volte hanno un po' regolamenti che mi fanno rimettere in mano 100 volte e poi perdo la strada di casa, per a un certo punto riscriverli da capo, perché perdi completamente. E questo è successo, la legge 28 è stata modificata almeno 2 volte, e alla fine ci sono una cosa scritta in fondo, una in cima, una in mezzo. Quando la legge è sul burt, c'era sempre il preambolo. Nella raccolta normativa della regione toscana viene omesso, non lo trovate più, quindi è importante leggere quella del burt. Infatti, leggendo il preambolo si capisce che le fiere antiquarie, è una parte del preambolo, sono uno strumento strategico, è una realtà, bla bla bla, un monte di discorsi, che è opportuno individuare dei criteri specifici rispetto a quelli generali del commercio in area pubblica per rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio di durata pluriennale nelle fiere antiquarie, per vedere i posteggi riservati a favore di commercianti al dettaglio in sede fissa. Infatti poi si va a vedere, tenete a mente questa cosa, questo si trova anche nelle disposizioni, solo per i commercianti al dettaglio in sede fissa. Fiere promozionali potevano partecipare qualsiasi partita IVA, artigiani, lavoratori autonomi, cioè, no, c'è scritto registri imprese, quindi imprese qualsiasi, agricoltori. Qui no, commercianti, quindi operatori al commercio sulla pubblica, e commercianti in sede fissa solo se vendono però quella roba come da definizione. E qui si capisce che sono concessioni pluriennali. Quando si va a vedere la normativa invece, articolo 33,2, lo ricordate tutti gli articoli che realmente non c'è antiquari. Articolo 33,2, il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire partecipazione a fiere promozionali, fiere specializzate nel settore antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Bene, sono temporanee. Infatti, il comma 33.2 bis rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa. Sono temporanee per gli operatori del commercio della Repubblica, sono temporanee anche per gli operatori del commercio in sede fissa. Leggendo il preambolo si capisce di no. E infatti anche andando a vedere poi i criteri, sono criteri molto strutturati per rilascio delle concessioni, anche, infatti anche lì il dubbio, insomma, con questi criteri per le concessioni temporanee. Nella bozza di regolamento regionale che gira, infatti anche lì sono concessioni pluriennali. Sono concessioni pluriennali, va bene? Benché la normativa comunque preveda la concessione temporale. Che vi devo dire? Probabilmente vi hanno sbagliato a scrivere l'articolo 36,2. Va letto come
ulteriore cioè come specificazione, cioè il 2 bis come specificazione del comma 2. Beh, ci si riferiva ai commercianti in sede fissa, ma non stanno piedi perché sono messi insieme. Tant'è, ormai è chiaro, è stato chiesto alla regione soppluriennale, perché è scritta male la legge. È stato previsto dei criteri per i commercianti in sede fissa, che è l'anzianità di esercizio, comprovata dall'iscrizione alle registro imprese, e a parità il comune determina ulteriori criteri, che possono essere anche il soggiorno o il criterio temporale per presentazione delle domande. Questo ci può far comodo per collegare, per in qualche modo per analogia, demandarlo anche la disciplina di coloro che partecipano alle ferie promozionali e non sono operatori del commercio sulla pubblica, visto che la legge non prevede niente in quel caso lì. Quindi magari, sai, a livello regolamentare dico che coloro che non sono commercianti sulla pubblica e partecipano alle ferie antiquarie hanno questi criteri. Allora questi stessi criteri li metto anche per coloro che non sono commercianti sulla pubblica e partecipano alle ferie promozionali. Noi siamo sicuri che vanno bene. Che poi sono quelli della Bolkestein, quindi anzianità di esercizio, e non c'è nessun diritto all'operatore uscente. I criteri per i commercianti sulla pubblica sono molto particolari e specifici e di difficile attuazione, anche perché magari a livello, quando uno ci ha studiato sopra, a livello di regolamento può dare ulteriori specificazioni. Perché il criterio prevalente qual è? La maggiore professionalità acquisita con la partecipazione nei 3 anni precedenti, quindi precisa condizione temporale. Non dice nel decorso chi ha più partecipazione nel corso del tempo, no, nei 3 anni precedenti, ad almeno 5 fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza a pregio nazionali e internazionali e dotate di un minimo di 200 posteggi. L'hanno fatto apposta per Arezzo, per la fiera antiquaria di Arezzo, che ha 400 posteggi, è di rilevanza internazionale, e qui logico, uno va a andare a bussare, dicendo, ascolta, la nostra fiera, la nostra fiera, ci fa un articolo apposta per continuare a gestire nel tempo la nostra fiera come si è sempre fatto? Va bene, eccolo. Quindi, è questo. Però, capite bene, se uno arriva e dice, ah, sì, io ho partecipato, però, a 5 fiere diverse specializzate, però, negli ultimi 4 anni, piglia punteggio o no? La risposta è boh. La risposta è che va deciso in sede di regolamento. Perché c'è una precisa condizione. Negli ultimi 3 anni, non dice in maggior numero di partecipazioni, dice negli ultimi 3 anni, non soddisfi questa condizione? No, non prendi punteggio. Allora, io ho partecipato a 4, minimo 5. Soddisfi questa condizione? No, non prendi punteggio. Diversi. Chi partecipa alla fiera di Arezzo, che arriva, che ci vengono tutto il mondo, fa solo quello di mestiere e fa tutto il circuito delle fiere nazionali e internazionali. Questo secondo me vuol dire. Quindi, puoi vantare partecipazione a fiere rilevanti di carattere nazionale e internazionale? Sì, chi lo fa di mestiere, sì, chi non lo fa di mestiere. Rilevante, no. Come? Altra cosa che arrivavo tra 30 secondi. Chi vuol dire, che vuol dire rilevante? Dotatemi un minimo 200, uno può dire, guarda, se sono di 200, maggiore 200, uguale a 200 posti, è rilevante. Mi allego all'ultima condizione, anche perché sennò è impossibile quando è rilevante. Poi telefono magari in Provenza, oh, ma che è rilevante la tua fiera? Perché uno mi ha detto, stavo in Provenza a fare una fiera, sì sì, è rilevante, ah, va bene, grazie, allora sei rilevante. È la solita cosa che, boh, che vi devo dire, non lo so, è molto molto inapplicabile. Quindi magari declinarla meglio a livello di regolamento. Rilevante vuol dire se c'ha 200 posti o più è rilevante, non me ne importa. Pregio nazionale e internazionale, pregio, anche qui pregio. Il criterio temporale, 3 anni, il criterio del numero, 5 fiere, è molto preciso nel criterio. Quindi vediamo, magari possiamo dire, guarda, mettiamo un subcriterio, prendiamo poi in considerazione anche quelli che hanno partecipato a meno edizioni o in più anni. Io non so, ho studiato, ho capito se funziona a livello matematico, non è facile. Ulteriore parità, si aprono criteri, aspetta, criterio B,
a parità di tutto l'ambaradan che abbiamo detto, possesso di diploma di scuola di secondaria superiore o di laurea, cioè titolo, anche qui, attinenti al settore artistico dei beni culturali e della storia dell'arte. Questo attinenti, anche lì il comune ha molta discrezionalità, guardate cosa è successo con i requisiti professionali del commercio e della somministrazione, il MISE ha fatto circolare e circolare su questa equipollenza dei titoli, eccetera, eccetera. Ulteriore parità e parte in serie di bando, vi voglio vedere poi a questa attinenza. Dice, ma io ce l'ho, è attinente? Sì, il liceo artistico che ho fatto in Norvegia, come non è attinente. Ulteriore parità si aprono criteri di cui al comma 3, che sarebbero quelli dell'anzianità di esercizio. Poi, nelle ferie specializzate del settore antiquariato, per non restando applicazione ai criteri che abbiamo appena visto, in serie prima applicazione l'anzianità acquisita nel posteggio vale il 40% del punteggio, così ugualmente qui. Anche questo è un po' una cosa illogica. Se prima non esistevano perché le ho istituite io, ora la prima applicazione è per forza un'applicazione verso operatori che non possono vantare esperienza, quindi il criterio non si applica. Se si applica la seconda viene meno la condizione perché lo devo applicare la prima. Quindi è illogica. Quindi, interpretazione logica qual è? È che si fanno salve quelle fiere che pur non esistendo a livello giuridico di definizione, perché però già si qualificavano come antiquarie di per sé. Arezzo. Quindi, probabilmente l'amministrazione comunale di Arezzo, cioè noi si era già antiquaria, quindi si applica il criterio del 40%. Benché la legge non avesse inventato le fiere antiquarie già quando noi lo eravamo, da inventare adesso. Spiegazione logica è questa qui. Anche qui possono partecipare, da una parte dice possono partecipare i commercianti a dettaglio in sede fissa, però poi nell'articolo successivo dice il comune riserva indicativo presente, quindi deve riservare, e anche dal preambolo si capisce che ai fini della migliore riuscita e bla 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 il comune riserva, quindi diciamo che è un obbligo, benché non troppo esplicito, ma è un obbligo di riservare posteggi anche ai commercianti in sede fissa, se soddisfano quelle condizioni. In che numero? Decidetelo voi, misura congrua, come sempre, ragionevole, concetto di ragionevolezza, un po' meno della metà, un terzo, chiaramente essendo manifestazioni destinate ai commercianti su area pubblica, è bene che la maggioranza siano loro. Sì. O può dare delle condizioni precise, non possono essere titolari di una concessione di posteggio riservata nello stesso mercato per i commercianti, negli altri si applica le solite condizioni, è quella più o meno 100, eccetera, eccetera. A livello di regolamento è meglio precisare che in misura minima e strettamente funzionale alla riuscita della fiera antiquaria possono partecipare anche chi vende la porchetta dei vini, che fanno numero, attraggono la gente. Sì, ma che fa, mamma mia, cioè, quando noi si fa la fiera promozionale che è diventata l'ex mercato dei fuori tassativamente è una scelta politica, si esclude qualsiasi partecipazione se non un gelataio artificiale. Però la razza qual è? Io comune devo evitare qualcosa che ti fa concorrenza. Se c'è gli abiti d'epoca, non devo fare per il cinese con gli abiti non di epoca, se logico. Quindi, siccome è tutto antiquariato, voilà, fa comodo anche a te se nel mezzo della piazza c'è quello che vende quello che vende panini, poi dipende dalla circostanza, se sei nel centro lasci bottegare e brontola, dipende, se la fa in periferia. No, è proprio la tipologia. Sì, sì, della testa. Queste sono scelte, sono scelte, quindi puoi farle o non farle. Però in ambiti magari periferici, dove non ci sono botteghe, bar, niente, guarda, lì io nella misura del 2% massimo, oppure nella misura di 3 banchi, li destino anche a merce non antiquaria. E quindi ci faccio venire il porchettaio, il banco dei bicidini e dei croccanti e quello che lo so è un altro, perché comunque agevola anche voi, fa attrattiva, la gente si una più volentieri. Questo però da scrivere in regolamento, perché altrimenti la legge è tassativa, diciamo, per antiquaria, se la chiami antiquaria allora le concessioni devono essere tutte ad estrema specializzazione. Bon.
commercio itinerante. Focus sul commercio itinerante l'abbiamo già affrontato in buona parte, affrontando il discorso con il collega dell'esercizio del commercio itinerante su area privata, e si è detto non si può fare. Adesso vedete anche la citazione, cioè la citazione della sentenza, mi pare, del TAR Napoli, mi pare. Quindi, chiave di lettura. La chiave di lettura principale è che il commercio itinerante deve differenziarsi per forza dal commercio su area pubblica in concessione. Quindi, quando lo stesso operatore va lì tutti i giorni nel solito posto e ci sta ore e ore e ore, no, non va bene. È qualcosa a cui bisogna porre rimedio, altrimenti quell'operatore lì deve pagare il suolo pubblico e farsi dare la concessione come gli altri. Questa è la chiave di lettura principale. Affinché questo non avvenga, o lo trasformo in posteggio fuori mercato, o altrimenti gli impongo delle regole. Quali sono le regole legittime? Anche lì, boh, vediamo. Leggiamo un po' di giurisprudenza, quindi tempo limitato, ok. La giurisprudenza ha chiarito che, appunto, proprio per questo motivo, che ti devo differenziare da chi ha la concessione, altrimenti se no mi viene brontola e ha ragione, io posso importi un tempo limitato. Stai nel solito posto per massimo un'ora, dopodiché devi spostare di almeno 500 metri prima di tornare in quel posto lì. È impossibile il controllo, però quantomeno se l'ho scritto una volta che lo voglio fare, lo faccio. Quel giorno lì dico, vicini, blocchiamoci le mani e facciamo questo controllo. Non si fa mai, è difficile, però oggi facciamo. L'obbligo di spostamento, l'alternanza, o anche prevedere a volte dei nulla osta per entrare in determinate aree. Nel centro storico posso vietarlo, si vede che la giurisprudenza ci dà ragione, lo posso vietare. Oppure posso anche prevedere, guardate, il centro storico non ve lo vieto, però massimo 3 operatori al giorno. Nulla osta, chi c'entra, anche lì procedura di evidenza pubblica. Un po' come succede per le spiagge, per cui gli itineranti, tutti i comuni marittimi, gli itineranti sulla spiaggia magari ci vanno, sì, ma non 5.000 itineranti, ci vanno solo, rimangono itineranti, ma previo nulla osta per entrare sulla spiaggia. Quindi, scusate, posso una domanda rivolta al collega. Vi è mai capitato di un operatore che vi abbia chiesto una concessione temporanea? Un operatore singolo, non in occasione di una legge specifica, una manifestazione organizzata. Semplicemente perché vuole stare su quella parte del suo pubblico per vendere la mimosa. Allora, si può fare sempre, tutto si può fare, noi siamo padroni del suolo pubblico, quindi si può fare. È come il discorso prima, si può fare, sì, mi viene detto fare, sì, come? Ha delle regole precise. In qualche modo devi fare qualcosa che preserva l'imparzialità. Quindi guarda, lo devo prevedere al regolamento. Nel regolamento fai un articolo, il comune può concedere, su per questi motivi che ha detto anche te adesso, l'8 marzo per vendere la mimosa o simili. Sta il 1 maggio, palloncini e procedura evidenza pubblica. Procedura anche solo sorteggio. Mercatini che sono sopra 8 banchi e sotto 8 banchi invece non sono mercatini, e li può chiedere ad esempio l'organizzatore di una festa, di un'iniziativa, una sagra, dove spesso vengono ospitati i banchetti, può chiedere di ospitare insomma all'interno della propria concessione sul pubblico fino a 8 operatori. Sì, normalmente ci vuole una previsione, così almeno ci sono delle regole precise e gli operatori le sanno prima. Cioè. Ecco, perché a me mi è capitato una cosa specifica nel caso di una festa, va bene, mi telefono un operatore e dice guarda, la festa è organizzata da quell'associazione lì, mi hanno detto di rivolgermi a lei per il rilascio della concessione temporanea. Io rilascio, ma non la rilascio. Sì. Poi parlo benissimo. Cioè, con quale criterio? Ci mangi gli altri comuni, ma non l'hanno rilasciato. Lo fanno tutti, però va disciplinato. Allora, il regolamento comunale serve proprio per questo. Tanti regolamenti purtroppo sono copie ancora della legge e non servono a niente. Sì, però questo non era neanche definibile un mercato. Cioè, infatti, sono concessioni temporanee singole, ma si può anche fare la concessione temporanea singola, come sono quelle temporanee. La richiede, però deve prevedere delle procedure.
Quindi deve essere qualcosa. Allora, chiaramente io non andrei mai a richiesta così. Cioè, se uno passa e dice, ma oggi mi fa mettere il dismo, perché no? Sì, però ma questo succede. Quando c'è un evento minimo, una ricorrenza, il comune accetta 15 giorni prima della ricorrenza le domande, da chi che sia. È scritto nel regolamento. Quindi tu lo fai sulla base di un ordine di presentazione del domande. Già va bene, già va bene. L'ordine temporale è quello lì. Dice a te ti salvi, hai dato voce a un'esigenza e non hai commesso in legittimità. Tanto se cose lasciano tempo e trovano, però quantomeno non ha montato tizio perché è amico tuo, potrebbe essere amico tuo, capito? Montato tizio perché ha fatto la domanda in base al regolamento, c'era una finestra temporale di 10 giorni, non l'ha fatta per prima. Ma c'è anche un po' questa costruzione del pensiero. Allora, se un organizzatore di una festa su una piazza chiede l'occupazione del suolo pubblico, quindi in quel momento si paga la, diciamo, la concessione del suolo, utilizza il suolo come meglio crede. A questo punto, se per dare un completo servizio alla manifestazione che questo operatore organizza, chiama un gelataio, un porchettaio, che ha la sua autorizzazione di commercio itinerante, non può ricadere il caso in cui l'operatore si reca al domicilio del committente dove si trova per motivi di... No, proprio no. È un'area pubblica, lì c'è una concessione solo pubblica. Anche lì siamo una via di mezzo, una zona grigia in cui te... La puoi sub... concessionare, altrimenti ci vuole un regolamento, dico guarda sì, ti do la gestione, ha premesso che anche lì l'operatore l'ho trovato con procedura bla bla bla, ti ho individuato, se ci vuoi portare 20 tizi che vengono a guadagnare sul mio suolo pubblico, allora adotti questa procedura e la fai e poi mi fa vedere chi sono e controlla anche i requisiti morali. Poi succede sempre e poi chiamano di fare, c'è sempre solo le persone e non va bene. Anche questo poi, è realtà di tutti i giorni e nei comuni piccoli nessuno dice niente, però palla di alcune Milano se lo fa in questa maniera, dove magari c'ha 800.000 persone da buate così pronti a no. Quindi nella quale sente la definizione, vabbè, che in Toscana si applica con la scia, non ci poniamo nemmeno il problema, però la norma, il decreto del 114-98 ancora mantiene l'autorizzazione, naturalmente non ci pensiamo nemmeno, anche perché l'articolo 19 della legge 241-90 si applica comunque anche sopra il decreto legislativo 114-98. Può rimanere un'autorizzazione quando, nel caso, l'itinerante va sulla spiaggia, zona in cui l'itinerante opera, ma è una zona dove non possono entrare tutti. Per forza ci vuole una procedura d'ingresso e quindi una procedura di evidenza pubblica per lasciarti un nulla osta sopra la tua scia. Nei comuni del litorale avviene frequentemente questa cosa. Non escludo che possa avvenire anche per i centri storici di qualsiasi altro comune. Ok? Oh, vabbè, questa qui è inutile, detto si sa tutti, partecipazione alle fiere, vabbè, l'itinerante chiaramente poi con il suo titolo abilitativo può andare a fare le spunte e quant'altro, e partecipare ai bandi per le concessioni temporanee, ma anche gli altri concessioni, cioè chi è operatore come l'isola pubblica, chiaramente può fare queste cose. Allora, nel piano, ecco, altro discorso. Il piano comunale prevede e individua le aree nelle quali l'esercizio di attività è vietato. Questo si rivolge soprattutto agli itineranti. C'è della giurisprudenza anche molto rilevante. Addirittura la Corte Costituzionale sulla legge veneta. La legge 10/2001 della regione, come modificata poi bla bla bla, della regione Veneto, che cosa ha previsto? Ha previsto che è vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Punto. Per lì dice, ma è buono, lo Stato l'ha impugnata, cioè, questo, no, tutto, Bolkestein, tutte le liberalizzazioni, è buono, mi dai una botta così senza nemmeno motivarla, e invece la Corte Costituzionale ha dato ragione al Veneto.
Vedo, intanto l'hai circoscritta abbastanza, quindi solo centri storici, solo comuni con 50.000 abitanti. In più, comunque, il comune può prevedere delle deroghe. Però, dice la Corte Costituzionale, secondo me la Regione Veneto ha contemperato bene l'esigenza di libertà di esercizio e attività commerciale e la tutela delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Per cui ha dato uno strumento adeguato al comune. Intanto è vietato, e il comune, diciamo, modulerà la rimozione del vincolo rilasciando nulla osta o altre cose, ma insomma, a quel punto il gioco ce l'ha in mano il comune, perché se no la regola principale è vietare. Quindi c'è questo presupposto giurisprudenziale importante che si somma anche ad altri a livello amministrativo, Consiglio di Stato 14/41/2013, ce ne sono tantissime, o Dar Milano 2013, che comunque hanno, no, quello del 2013 è quello di un'altra cosa, che comunque tutte hanno lo stesso filo conduttore, limitatamente a determinati ambiti e su motivandolo chiaramente con esigenze di tutela di sostenibilità urbana non commerciali, il comune può inibire del tutto determinate zone dell'esercizio dell'attività. Quindi sicuramente è legittimo, no, sì, sicuramente non è legittimo dire è vietato tutto eccetto lì e lì, no, quello è sicuramente legittimo, ma insomma, i centri storici li posso preservare, possiamo stare tranquilli. Il Tar Milano, per esempio, ha riconosciuto legittimo il limite temporale di stazionamento di un operatore itinerante di un'ora, ma non legittimo il criterio di distanza. C'erano due criteri, devi, a parte un'ora, ma ti devi comunque porre a 500 metri da un altro. No, da Milano non va bene. I criteri di distanza non li puoi mettere, è un'ingerenza nella tensione concorrenziale non giustificata. Va bene. Però in quel caso lì, può magari essere dentro un centro storico, allora in quel caso lì era troppo vago. Quindi qualche paletto lo possiamo mettere, qualche uno no, da modulare, da vedere. Anche le soluzioni possono essere mille, insomma, anche nei centri storici delle zone, delle microzone, magari anche un posteggio solo, dove l'itinerante si ferma solo se lo trova libero, a rotazione, e massimo ci può stare un'ora. Dove te ne vai, e in quella zona lì puoi fermarti solo lì e lì, perché siamo dentro un centro storico trafficatissimo e quindi non puoi intralciare, ma ti do la possibilità di operare solo lì. Quindi a livello di regolamento possiamo trovare mille soluzioni, qualche carta da giocare ce l'abbiamo, ok? In ogni bozza che è sempre venuta fuori dalle regioni c'è sempre la solita disposizione che l'operatore si deve fermare sulla richiesta. Non è ragionevole, secondo me, contro la fermata, contro la sosta, perché appunto anche lì sono scritte dalle associazioni che tutelano i concessionari. È irragionevole dire che te devi fermare, cioè come faccio a passare un furgone e dico aspetta, arrivo a turno. No. Ma posso dire che è comunque consentita la fermata per vedere se ci sono chiamate nel limite di un quarto d'ora. Se dopo un quarto d'ora non ho fatto uno scontrino, te ne vai. E comunque, anche se arriva la gente, massimo stai fermo un'ora. Questo è ragionevole. È incontrollabile, ma una volta che ti voglio controllare, lo faccio. Tanto se poi ci buono, non so i costi. Dire che non ti puoi fermare se non c'è qualcuno che ti fa un cenno è come l'applicazione della multa. No, si sta esagerando, secondo me, non è ragionevole. Itinerante sulla privata l'abbiamo già sviscerato e ho riportato la sentenza del Tar Napoli del 2012 che dice proprio quello che abbiamo già detto. Quindi no, è commercio, non si riferisce. Ma anche al presupposto fondamentale, l'area pubblica, quindi sicuramente non è commercio sulla pubblica, è un'altra cosa. Hai titoli per un'altra cosa? No, ciao, vattene. L'ho riportato anche la legge 65/2014 sul governo del territorio, che dice sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire installazioni manufatti, anche prefabbricati, di strutture di qualsiasi genere, quali lot, camper, case mobili, imbarcazioni, ambienti di lavoro, eccetera, eccetera. Anche qui poi c'è il discorso del meramente temporaneo, ma poi c'è il discorso del ricorrente, quindi da sviscerare. È temporanea, però ormai ci va tutti i giorni e diventa comunque qualcosa di stabile. Chiaramente la somministrazione non assistita è sempre consentita, non è che c'è da chiedersi quando è consentita e quando no.
molto poi la possibilità di esercitarla veramente dipende dal tipo di regolamento. Se dico che il commerciante sull'area pubblica, itinerante o anche in concessione, non può porre a terra niente, né tavoli, né sedie, né gazebo, ma tutta la merce deve essere, deve rimanere sul furgone e non ci devono essere attrezzature poste a terra, va da sé che poi la somministrazione né assistita né non assistita non può essere fatta. Quindi quello dipende dalla concessione che rilasciamo e dalla definizione delle concessioni da gestire nel piano e nel regolamento. Quindi sugli orari si vede dopo l'anticipo. Giurisprudenza e prassi hanno chiarito che vige la liberalizzazione degli orari anche per il commercio sulle pubbliche. Anche lì abbiamo l'arma della concessione. Se la concessione te la rilascio per dalle 8 alle ore 13, è logico che l'orario te lo do io. Ma l'itinerante no. Giurisprudenza ha chiarito, anche lì costituzionale, contro la legge regionale della Valle d'Aosta, ha chiarito che no, quando Monti ha liberalizzato gli orari si riferiva al commercio in generale, non al commercio in sede fissa, si riferiva anche agli itineranti. Quindi un TAR Milano infatti dice, ve l'anticipo, un TAR Milano 2013, e quante volte ricordo il TAR Milano, perché lì le cose già avvengono più frequenti. Un TAR Milano 2013 dice che comunque ha comunque sempre in mano la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Quando però lì ci vuole, non deve essere presuntive, lì verifico il problema, intervengo. E magari per 8 giorni o dalle ore 8 alle 8 in quella via, in quella zona, è inibito l'esercizio del commercio itinerante. Poi guardiamo dopo due mesi, le ordinanze contingibili e urgenti sono sempre a validità temporale, rimane nel tempo. Ci sono anche altri sviluppi. Una sentenza del Consiglio di Stato, Fare Venezia, che comunque ha cominciato a avvallare l'ipotesi, a volte l'avevo detta anch'io questa cosa l'anno scorso quando facevo corsi di polizia amministrativa, che qua il comune ha la potestà della polizia amministrativa in tutte le materie adesso collegate, cioè, in tutte le materie adesso demandate, cioè la polizia amministrativa è un quid che può stare sopra ogni materia, sopra il commercio c'è la parte di polizia amministrativa, sopra la somministrazione c'è la parte di polizia amministrativa. Quindi siccome il comune ha la potestà generale nella materia polizia amministrativa, e Bassanini ha definito poi la sentenza di tale cosa è pubblica sicurezza e cos'è polizia amministrativa, andate a leggervi 112-98. Nella potestà generale di polizia amministrativa, perché no? Facciamo un regolamento di polizia amministrativa che tra le altre cose regola anche gli orari. Quindi non ne regolo nella competenza commerciale, ma nella competenza di polizia amministrativa. E questo, c'è una sentenza del Consiglio di Stato, poi te la mando, che in qualche modo avalla questa cosa, e dà ragione al Comune di Venezia, che aveva previsto degli orari per quello che riguardava nel centro, solo nel centro storico, riguardo a, mi pare, gli esercizi di somministrazione, che sono liberi a 8 ore, e ha preso la pugnazione, la fascia di liberalizzazione. Guardo di trovarla, sì, e te la mando. Potrebbe essere uno sviluppo giurisprudenziale. Per cui si è previsto. Per cui, se non esageri, magari 22 un po' troppo poco, ma insomma. La zona in cui c'è un'incidenza. Sì, sì. Per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. Sì, sì, sì. Potrebbero, diciamo sì, potrebbero essere dei sviluppi giurisprudenziali interessanti. Perché per adesso sulle orari c'è, da una parte la liberalizzazione estrema, e dall'altro il fatto che può intervenire solo con l'ordinanza contingibile urgente, quindi a fronte una liberalizzazione estrema. Però chiaramente un'ordinanza contingibile urgente, insomma, ci vuole dei bei presupposti, non può essere presuntivo, come dicevo prima, no? Quindi devi intanto prima accertare effettivamente un problema reale e parecchio importante, e poi dopo intervenire e farlo in maniera limitata nel tempo. Quindi nel mezzo non c'è niente, si è creata questa condizione ora con la liberalizzazione. Quindi bisogna trovare un'altra strada per fare ordinanze non contingibili urgenti. E una potrebbe essere quella lì, della polizia amministrativa. Ma non c'era una motivazione, perché la zona in cui c'era una forte incidenza della costruzione. Sì, però potrebbe essere impugnata, vedo tante volte sono state impugnate, hanno vinto dicendo guardate, avete sbagliato, dovete fare la contingibile urgente. E quindi
non un atto generale, ma dovevi farla per i mesi di luglio e agosto, finita lì e poi vedere. Tante volte il comune ha dovuto retrocedere sulla posizione per questo motivo qui, che ora capito, si è creato questi due estremi, o niente o contingibile urgente, tutto ciò che sta in mezzo è illegittimo. La giurisprudenza sui giochi già ha detto no, nel mezzo, siccome c'è della salute, la ludopatia, ormai tutti sono schierati contro la ludopatia, anche i giudici, e quindi hanno riconosciuto l'ultima Carliguria proprio di adesso, che il comune ha potestà per tutela della salute di fare così come può mettere i criteri di distanza dalle chiese e dalle case di cura, di fare anche limitazione orarie, ma quello riguarda i giochi. Negli altri casi invece ci sono due estremi, però potrebbe essere motivarlo in questa situazione. Quindi io comune ho potestà regolamentare per quello che la polizia amministrativa, anche in vista la polizia amministrativa ho visto che è 3 anni che tutte le volte, che magari verbale alla mano, divieto di sosta, è 3 anni che io mi faccio un mazzo tanto la notte per preservare quell'ambiente, quindi basta, a questo punto faccio un regolamento, non un'ordinanza, però, capito? Faccio un regolamento. Dipende anche da come sono strutturati i controlli nei comuni. Il nostro comune, per esempio, la polizia municipale non ha servizi, non ha quasi mai servizi problema. Sì, però potrebbe essere, ora guardo se la riprovo, era un po' vaga, non è che proprio però potrebbe essere una chiave di lettura ulteriore. Commercio sul posteggio. Terminato l'itinerante, andiamo sul posteggio e poi vediamo anche l'intesa. Quindi, due titoli rilasciati contestualmente, autorizzazione e concessione, senza entrare nel diritto amministrativo puro, insomma, vabbè, la concessione è qualcosa che trasla un diritto, la proprietà del suolo pubblico, il possesso del suolo pubblico, te lo traslo, ce l'ho io comune, te lo traslo a te che non ce l'hai operatore. L'autorizzazione invece è la rimozione di un vincolo, di una facoltà che te già avevi in quanto soggetto giuridico, che appartiene ad una comunità, cittadinanza italiana. Ma non c'entriamo, insomma, per approfonditele voi, avete voi se dovete approfondire. Prima dell'intesa, i concetti fondamentali erano che la durata delle concessioni pluriennali era decennale ed erano tacitamente rinnovate la scadenza. Oggi, invece, attualmente, la legge regionale è già stata modificata, ma anche se non fosse stata modificata, l'intesa, si è capito, è cogente, è applicabile benissimo, qualche regione non ce l'ha, la modifica, pace, le regole sono queste per tutti. Attualmente la durata delle concessioni di posteggio è fissata dal comune e non può essere inferiore a 9 anni né superiore a 12 anni, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa. Al punto 1 dell'intesa, come c'è scritto, che è basata sulla remuneratività questa scelta, quindi l'amministrazione comunale è chiamata a usare la sua discrezionalità per capire quanto durerà una concessione, non per applicare un numero di anni così. Vista il documento unitario intesa, no. Poi posso anche fare come ha detto il documento unitario, ma motivamelo con la remuneratività, sì, insomma, su quanto è remunerativo con il mercato. La Regione Toscana, come ho già detto prima, omette di traslare nella propria legge l'altra disposizione dell'intesa, quella sulla durata fino a 7 anni, per i mercati altamente remunerativi, quelli turistici. Mi viene a dire il mercato, località turistiche, dove c'è il turismo tutto l'anno, magari c'è un mercato, oppure il mercato estivo, il centro sul lungomare a Porte dei Marmi, quello è il classico caso in cui la durata sarà settennale. E niente, poi uguale, ai fini del rilascio prevede appositi bandi. Qui intendiamo bene che cosa si intende per rilascio o rinnovo. Il concetto è chiaro, che ogni X anni le concessioni scadono, quindi non c'è il rinnovo tacito, ci sarà un altro, chiamiamolo rinnovo uguale perché la concessione esiste e la rimette a bando nuovamente, però è un rilascio verso un soggetto ignoto, è la stessa concessione, ma quando scadrà, dopo 9 anni scade, a quel punto rimette a bando verso chi vi blu, quindi comunque è un rilascio, benché rinnovo è anche un rilascio di nuovo, quindi rinnovo vale rilascio, ci ho messo.
capito? Prima era sempre un rinnovo, certo, e si sapeva già chi era. Adesso no, adesso è un rilascio barra rinnovo, ok? Niente, andiamo subito alla sintesi sull'intesa, tanto queste cose si vedono anche dopo. È cambiato un po' di, comunque dopo nei casi particolari ce l'ho rimesse. Si può dire subito, chiaramente, lo stesso varrà per le ferenti pari, benché poi anche nella disposizione del piano non sia stata aggiornata, ma è chiaro che la fiera antiquaria in quanto pluriennale sarà prevista nel piano, e quando sarà la scadenza dopo 9-12 anni ugualmente la fiera antiquaria ugualmente sarà un rinnovo rilascio nell'accezione che abbiamo detto. Le cessioni che fanno ora ex novo rispettano questi criteri, cioè dal 7 luglio 2012 le concessioni ex novo rispettano i criteri dell'intesa. Quindi sono 12 anni. 9-12. Vedi te. Deve fare un regolamento. Lo decide il regolamento, serve apposta. Non come ha fatto la Regione Toscana, nella scritta una rubrica degli articoli. Rilascio concessioni 12 anni. No, nel regolamento ci sarà anche l'articolo durata delle concessioni. Magari in ogni comune ci sarà più mercati. Il mercato della frazione e la durata è 12 anni, mercato capoluogo 10 anni, mercato incerto. Perdonami, una cosa, io sto, il nostro mercato verrà trasferito dal 13 maggio prossimo. Quindi io bocca al lupo. Bocca al lupo. Io ho rifatto una graduatoria. Sulla base di una regola già esistente, poi ho applicato il caso di paritari che deve essere presente a distanza. Ha fatto bene. Si sono un po' incazzati, però ha fatto bene. Ora, nella riassegnazione dei posteggi, io rilascerò nuove autorizzazioni di concessione. No. Nel senso, in concessione la sposti, ma rimane sempre quella concessione lì, quindi andrà al 2017. Sì, ho capito, però... Sì, ma finalmente sarà una variazione, ma quella lì non andrà, la rilascia ex novo, allora devi fare una datoria aperta a tutti. No, io la rilascio, è una riassegnazione, sì, quindi sono le stesse concessioni da spostare. Va bene, però ecco, mi valgono comunque fino a... cioè nel 2017... È dolce, ecco. È dolce. La parità non cambia, non può essere così. Se cambiasse la parità, allora non sarebbe uno spostamento, più un nuovo mercato, e quindi apre i criteri aperti a tutti i potenziali esercenti che vogliono venire. Sì, quello hai fatto bene, non vedo, anzi, chapeau, perché ha trovato. Il problema è applicare i criteri in questo caso. Il problema era legato al fatto che la vecchia graduatoria, la graduatoria sono queste sono infattibili, perché poi vanno al regresso, le presenze si sommano, si perdono la notte dei tempi. No, ecco, c'erano delle date non certe, ma meglio, c'era un anno, ma non c'era, un anno fatto 12 mesi. A volte c'è mercati nati che si perdono dei tempi, poi siccome l'anzianità di presenza si somma, a quel punto tutti e siamo anche tutti il solito anno, poi noi ci facendo il solito anno e poi il discorso degli ingressi, allora va necessariamente sempre e comunque alla anzianità per queste imprese. Altre volte invece sono mercati spezzettati, per cui la riassegnazione avviene sulla base dell'anzianità di presenza sul mercato, nel nostro regolamento, però ti ripeto, ci sono degli operatori a parità di anno, le date cominciano dal 76, ma quelli dal 60, 66. Ogni comune poi arriva a fondo e fa una soluzione salomonica, perché non è possibile avere certezza. Ovviamente anche se lo spostamento del mercato è provvisorio, perché magari nella piazza tu ci devi fare dei lavori, ma comunque fa la gradatoria. Che forse. Io può anche gestire se sono 3 o 4 banchi e tutti d'accordo, siamo solo noi. Siamo solo noi e tra un anno si torna lì. E se avete visto, va un panino. Per una persona che fa. Poi. Se c'è il comitato, cioè solo se c'è l'unanimità. Se c'è un'intesa e c'è l'unanimità, li porta a fare la gara.
Sì, si fa firmare, per cui vista la limitatezza, poi si affronta Trump, anticipiamo anche questa qua. Ho riportato Marco Tar Milano, dove affronta, è una sentenza bella, è l'unica approvata, affronta la veridiana questione dello spostamento del mercato, no, non è Milano, sì, è Milano, ma non sul comune Milano. Dice, c'ho da spostare, il mio mercato è 100 banchi, ne sposto solo 40. Che fa, una riassegnazione complessiva o sono limitata a 40? Il TAR dice, guarda, per esigenze sempre di imparzialità, è bene che tu la faccia su tutti. Se è un onere, è bene l'abbiano subito tutti. Se è un qualcosa di invece vantaggioso, è bene uguale, ne va a vedere tutti. Comunque, tuttavia, dice, se si mette d'accordo, se sono proprio pochi banchi, se nel regolamento ha definito delle norme e vi invita a farlo, se riguarda solo il 10%, oppure se riguarda solo una specializzazione merceologica, solo alimentari che vendono pesce fresco, lì non ci devono, non c'è puzzo, devono andare da un'altra parte, che dare faccia a qua l'assegnazione complessiva, perché lo faccio per esigenze di igiene e sanitarie, quindi è bene lì. Altrimenti il consiglio è farla su tutti, la riassegnazione. C'è giurisprudenza, quindi qua giurisprudenza dice io per imparzialità e bene la spalmi su tutti, no? Se un aggravio lo devi subire tutti e se un vantaggio ugualmente lo devi subire tutti. Questa è la ratio della sentenza ennesima del TAR Lombardia. Abbiamo già detto anche questo. A cosa serve l'intesa? L'intesa è la conferenza non privata. Ricordiamoci, come dice l'articolo 70 del legislativo 59-2010, anche in deroga al disposto dell'articolo 16, quindi con l'intesa, anche in deroga, che poi effettivamente è andata in deroga, al principio che vi ho detto a inizio lezione, quello per cui solo limitatezza temporale delle concessioni e l'operatore uscente non deve avere vantaggi per vedersi riassegnata un'altra volta la concessione, in deroga a questo principio sono individuati senza discriminazioni, quello sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi per l'esercizio del commercio sulla pubblica e le disposizioni transitorie da applicare per arrivare poi all'applicazione. Non si applica subito, ma nel 2017 o anche oltre, lo vediamo tra un po'. Quindi, criteri, disposizioni transitorie per traghettare gli operatori esistenti verso l'applicazione della normativa e le regole poi che troveranno questi operatori quando si applicherà la normativa. Tante cose sono, come ho detto prima, descrittive, cogenti, precise, non importa. Queste regole prevedono dei margini applicativi, che vediamo tra un po'. Quindi 9-12, ok. Dice anche il comune fissa la durata in modo uniforme. Una volta scritto, diciamo, questo vuol dire all'interno dello stesso mercato, le concessioni, tutto qua, se no succede una confusione estrema. Fino a 7 anni ve l'ho già detto, non l'ho trovato sulla legge regionale, ma comunque è applicabile. Casistiche, e qui inizia il difficile. Allora, prima casistica, le regole, poi dopo si guarda per le disposizioni transitorie, quelle che riguardano il 2017. Le regole. Regola numero 1. Criterio rilascio concessioni per mercati, fuori mercati e fiere di nuova istituzione. Quindi stiamo parlando di concessioni pluriennali. Di nuova istituzione nel loro complesso. Mi invento un altro mercato, un nuovo mercato nel suo complesso. Allora, requisiti solo di qualità. Esistono questi criteri? No. La regione, anche qui per una scelta politica incomprensibile, diciamo così, o comprensibile se si guarda determinate cose, non ha voluto ancora prevedere questi criteri di qualità. L'intesa non li prevede, l'intesa dice sono le regioni a doverli prevedere. Solo un documento unitario, quello che è un mero atto di indirizzo politico, l'ha previsto. Ma la regione, se guardate l'articolo 34,10 della legge, c'era scritto che i criteri di qualità saranno previsti con il regolamento regionale. Il regolamento non è mai uscito.
Quindi la domanda che mi viene in mente sicuramente è: e allora la regione toscana tace, anzi lasciate intendere, no, no, create pure con il documento unitario i comuni che gli hanno domandato, sapendo però che non è una norma, non è niente. Quindi casomai allora prevediamo nei regolamenti, facciamo però prima un regolamento, facciamo ora, senza averci nemmeno un regolamento, no, perché non esiste da nessuna parte. Quindi prima facciamo un regolamento, casomai, dove per l'appunto facciamo il copia e incolla dal documento unitario. A quel punto posso procedere. Secondo la Regione Piemonte, no, ha fatto una nota, la Regione Piemonte, ormai datata, ma ancora la trovate sul sito, nella pagina a Piemonte, Regione Piemonte, invece la Repubblica, dove ha detto, guardate, in assenza, siccome l'intesa dice che deve essere la Regione a fare questi criteri qualitativi, e io non l'ho fatti, e vista anche la sentenza della Corte Costituzionale verso la legge regionale Ligure, che diceva, vabbè, finché non le prevedo io, dice, comunque i comuni adottino i criteri vecchi, ecco. Corte costituzionale, no, no, non si può fare, perché l'intesa non ammette, cioè a questo punto è chiaro che i criteri vecchi non sono più legittimi a senso di una buona, quindi non si possono attuare. La Regione Piemonte ha detto, guardate, allora, ha fatto la casistica, tutto ciò che è nuovo, posteggi resi liberi nei mercati, nuovi posteggi nei mercati, mercati nuovi nel suo complesso, fermi, finché non ho fatto criteri io, voi comune non potete farli, perché lo devo fare io, per precisa disposizione dell'intesa. Quindi finché non lo faccio, è impossibile, sarebbero legittimi. Questa è la posizione della Regione Piemonte, molto diversa dalla Regione Toscana, che invece invita a fare i comuni, fate come mi pare, tanto che sono fatti io, che ve ne importa, tra virgolette, mettendo noi comuni in una posizione di dubbia legittimità. Non lo so. Ancora non ci sono stati ricorsi, non c'è stato niente, quindi non lo so. Però la Regione Piemonte, secondo me, non la dice male, visto che c'è una precisa disposizione dell'intesa che demanda alla Regione l'individuazione di questi criteri di qualità. Magari non si può fare naturalmente, visto che io devo fare questo mercato, nelle more dell'adozione regionale, che non lo fa, e non so perché, visto che c'è il documento unitario che benché ha come era veramente politico, però comunque può rappresentare qualcosa, un presupposto, io intanto sposo quella linea lì e prevedo questi criteri, sapendo poi che questi criteri verranno meno quando la Regione ne farà di diversi. Così, secondo me, sta in piedi e istituisce il nuovo mercato. Ciò che è chiaro, non potete istituire un nuovo mercato e usare i criteri vecchi, quello no, se non pugnano per dire al 100%. Prima cosa che non va, quindi quant'è che la Regione deve fare questo regolamento? Una vita. Quindi la Regione ha chiarito che questi criteri, differentemente dalla Regione Piemonte e differentemente anche da qui, forse non avete questa cosa qui perché ce l'ho messa ieri sera, differentemente da come a pagina 33, da come ha detto anche il MISE, la Regione Toscana, chiedendolo proprio esplicitamente, ha detto no, guarda, questi criteri qualitativi si applicano solo ai mercati ex novo nel loro complesso, non anche ai posteggi ex novo dentro al mercato esistente. Chiaramente sempre per favorire i concessionari, perché chiaramente lì sono totalmente aperti questi criteri, qui si sa chi vince, dai, i requisiti qualitativi. Dice la Regione Toscana, chiedendolo proprio esplicitamente, ma no, dice, c'è scritto nella... si può vincere dall'intesa della normativa, si può vincere, è una presa di posizione anche questa lì. Quindi la Regione Toscana dice, quando io mi si liberano concessioni dentro al mercato esistente, è morto, una andava via, una andava in pensione, una ha venduto, oppure quando si istituisco posteggi ex novo allargo un mercato, comunque devo applicare i criteri basati sull'anzianità e non questi. Invece anche il MISE ha detto, no, guarda, bravo, ti posso dar retta, no, non parlava della Regione Toscana, parlava del comune, posso darti retta, dice il MISE, quando si libera un posteggio, ma quando allarghi un mercato, cioè prevedi 10 posteggi nuovi in un mercato, devi applicare i criteri qualitativi, non come dice la Regione Toscana, di applicare i criteri di anzianità. Che senso ha? Cioè, se prevedo un mercato di 10 posti, applico i criteri di qualità, se prevedo nuovi 10 posti in un mercato esistente, perché non devo applicare i criteri di qualità? È assurdo. Dice il MISE, a prescindere dal fatto che sia un nuovo mercato con l'allargamento,
l'ampliamento del capitale del mercato esistente, consigliabile l'accesso. Sì, sappi però che vai in contrasto con quanto afferma il giovane Toscano. E quindi sappi, poi Anci dirà, ma come? C'è un'intesa. C'è un'intesa. Però l'intesa è generica, capito? È per quello poi che il documento unitario, in questa genericità, il documento, e questo proviene anche dal documento unitario, questa intesa, cioè questa cosa che ti ho detto proviene anche dal documento unitario, dal documento unitario a dare questa interpretazione, ma il MISE già non la dà questa interpretazione lì. Quindi già, primo problema, quando scriverete il vostro regolamento, magari ci avete ANCI che vi fa pressione, oppure il sindaco vi porta la bozza del regolamento regionale e dice, ma qui c'è scritto che fa così, perché fate diverso? Ma insomma, io mi sento più tranquillo, fa come dice l'Inti, cioè, quando invento un posteggio nuovo dove nessuno è mai stato e non esisteva prima, perché non devo adottare criteri qualitativi? Non ha senso. Se ne può parlare su quelli che si liberi. Allora, criterio, caso 2, criteri, rilascio, rinnovo, sempre la solita accezione, concessioni esistenti a seguito dell'entrata in vigore dell'intesa, concessioni pluriennali, che non prevedano bandi a cadenza prestabilita. Quindi, questo, come si fa qua? Il criterio da applicare, quindi, mercati esistenti, si arriva al 2017, scadono le concessioni. Come si rimettono a bando quelle concessioni lì? Come già ci lavorava qualcuno prima del 2017? Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle pubbliche. La professionalità è quella riferita all'anzianità di esercizio d'impresa, non c'entra niente le presenze. Meno male, che tanto se non le presenze, ma chi le tiene che conteggia le presenze? Poi, io posso fare le assenze perché mi conteggi le assenze, poi se le posso fare fino nel limite legale che poi porterebbe alla decadenza. Quindi, anzianità di esercizio di impresa. In prima impresa quella del posteggio al quale si riferisce la selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato. Consiglio, allora, intanto un'intesa specifica legge che si riferisce all'anzianità di esercizio di impresa riferita al commercio, su area pubblica. Su area pubblica. Allora, aspetta. No, bisogna scegliere noi questa cosa qua. A volte è capitato. Allora, è vaga, l'intesa è vaga la legge. Anzianità di esercizio di impresa. Tante volte capita, io nel 1970 ho aperto l'attività in sede fissa e solo nell'80 sono diventato anche, con la stessa partita IVA, ambulante. Che anzianità considero? Solo quella delle altre, quella su aree pubbliche. Io perlomeno ho sempre consiglio di fare questo, è più ragionevole, più adatto allo spirito della norma. Si tratta di premare gli operatori di commercio su area pubblica, non anche esplicitato nel regolamento. Anche discontinua, poi dice si somma con quella del titolare a cui sei subentrato. Si somma sempre l'anzianità, non le presenze. Consiglio anche qui di specificare che io mi limito al conteggio del primo dante causa, perché se no diventa impossibile il conteggio. Perché qualcuno dice, ma regola generale il commercio che si vada sempre a ritroso, no? No, qui no, è un criterio specifico e riguarda l'anzianità di registro imprese. Se io ti ho venduto l'azienda e io ho riscritto il registro imprese dal 70 e te dall'80, si somma l'anzianità, ma fermiamoci al primo, se no quello con che si va è al 1800. Solo in sede di prima applicazione, quindi per il primo rilascio nel 2017, successivo a entrambi quello d'intesa, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione a specifica valutazione limite del 40, del fino al 40% del posteggio complessivo. Se leggete il documento unitario, 40, cioè non è che dice ci devi pensare se applicarlo o in che misura, si applica del 40, l'intesa dice lo puoi applicare fino al 40, quindi da 0 a 40, può essere anche 0, può essere 20, 30 o 40. La regione qui dice, e sono abbastanza d'accordo per evitare problemi,
Questo criterio si applica sullo status, che non è proporzionale a niente. Si applica all'ultimo operatore concessionario, che arriva a scadenza 2017. Ha deciso di farvi applicare il 40. Chi è l'ultimo titolare? Io, cioè il proprietario, non l'affittuario. Io. Va bene, te ricevi in quanto status di ultimo concessionario che ha in mano la concessione che arriva al 2017, ti applico un bonus del 40% del contratto. Quindi non lo farei proporzionale. Applico il 20 a chi ha la concessione da 20 anni, il 30 a chi ce l'ha da 30, o... Sei concessionario, quindi... 40% a tutti. 40% a tutti. Sì, 40 punti a tutti. Sì, sì, questo è quasi sono abbastanza d'accordo, magari invece di 40 mettiamoci 20. Si apre sullo status dell'ultimo concessionario. Dice la regione, sempre interpellata, io dice lo applicherei anche se l'impresa è inattiva, cioè se è l'ultimo, l'anzianità è specificato, deve essere misurata sull'impresa attiva, cioè l'anzianità di anzianità di esercizio di impresa. Nella che è comprovata quale impresa attiva, quindi i periodi di inattività non contano quando si conta l'anzianità di esercizio, ma lo status qui dice che il criterio del 40% che si basa sullo status, dice la regione, se è sullo status è in quanto tale, quindi non importa se l'impresa in quel momento era attiva o inattiva, se è l'ultimo concessionario. Siccome siamo in deroga alla Bolkestein, ti premio col 40% del punteggio affinché tu riprenda una concessione in quel mercato. Io farei così. Poi pensiamo quanto applicarlo e come applicarlo questo bonus, ma una volta deciso io farei così. Ok? Quindi non c'entra niente le presenze, siamo... Quindi da esplicitare tutto bene, e ve l'ho messo qui, tanto poi ve lo rileggete, la regione autonomamente ha chiarito che bla bla bla, ok? Nel caso di posteggi, forse è un subcriterio ulteriore, nel caso di posteggi dislocati nei centri storici, o in aree aventi valore storico, eccetera, eccetera, è da considerare comunque prioritario anche l'assunzione di impegno da parte del soggetto candidato, noi che partecipo è, ti devi fidare di quello che dico. Casomai può anche nel regolamento c'è da dire le ipotesi di decadenza, che può anche di controllo, no? Scusa, ma dimmi. Io ho delle concessioni in scadenza nel 2015. Non sono prorogate fino al 2017, sono si vede tra poi. Qui l'intesa e la legge non prevedono un punteggio da assegnare. Il documento unitario prevede 7 punti. Cioè, l'ulteriore subcriterio dell'assunzione di impegno, se sei in centro storico, ti impegni a fare il banco color ocra con seta? Sì, a 7 punti. Anche lì, proviamo, sì, un punteggio che può essere una misura. Posto il punteggio totale 100, posso far così. Punteggio totale 100. 60 ti vengono dall'anzianità. La do a chi ha l'anzianità massima. Poi faccio la proporzione, 60 sta all'anzianità massima, come x sta all'anzianità subito successiva. 59, 58. Poi, 40 agli operatori uscenti. Quindi magari quello che ha l'anzianità massima è anche un operatore uscente, va subito a 100. Più metto altri 7 punti per coloro che assumono l'impegno di fare il banco a determinata maniera se sono centri storici. Quindi chi piglia di più al massimo può pigliare 107, 110. Oppure vabbè, 50, 10 di impegno e 40 di... Chiaramente il documento unitario che prevede? Prevede degli scaglioni che vi porteranno a dell'exequo. Dice, se hai l'anzianità che va da 0 a 10 anni, pigli comunque 20 punti. Questo perché? Per preservare il concessionario che magari è partito l'anno prima, che c'ha un anno anzianità sola, diceva piccino, c'ha un anno anzianità sola, non piglia punti peggio, punto punteggio, no, si fa gli scaglioni, quindi sempre 20 punti, però poi porterà un exequo, secondo me non è giusto, è meglio fare la proporzione, così anche un giorno di anzianità in più o meno
determina un valore diverso dal conteggio della proporzione. 60 sta a chi ha l'anzianità massima, come X sta a chi ha l'anzianità subito minore. Se l'anzianità subito minore anche un giorno meno, viene un altro risultato, non è 60, sarà 59,8. Allora, io i criteri, questi criteri nuovi, io li ho già appenati per questi criteri della commissione. Ho considerato un conteggio totale di 100, quindi di 60 riferito all'anzianità di da 0 a 60 e da 0 a 40. E ho fatto da scaglione di 10 anni. Può fare la scaglione può chiamare delle serie. Così, anche quando fa la divisione, cioè, che c'è 0 a 5 anni, da 5 a 15 anni. Liberissimo, però io la vedo me, cioè se il criterio è quello di primaria anzianità, se anche sono un mese più anziano di te, perché devo prendere quante? Lo vedo meglio una proporzione che va nel continuo. In caso di parità si tiene conto della data specifica. Comunque, allora è uguale. Se non applicate il 40% e se non applicate i più 7 punti dei centri storici, a quel punto non devono conteggi. Mettete in fila l'anzianità. Sì. Le proporzioni servono per uniformare quando c'è da verificare più punteggi. Allora devi fare le percentuali per dare le giuste considerazioni, altrimenti se no è uno dei punti, metti in fila cronologica, è finito lì. Quindi anche questo, una proporzione o di scaglione, come dice il documento unitario. Gli scaglioni sono fatti per premiare anche chi da poco ha una concessione, ma mi porteranno a delle exemple. E poi se non è giusto, se fidare quello, adottiamolo in una maniera. Criterio 3, casistica 3. Questa a noi della regione toscana ci tocca poco. La regione veramente ha fatto un copia e incolla e non ha spiegato niente. E ci ha messo qualche dubbio. Perché? È un criterio previsto dall'intesa. Criteri per la concessione rilasciate a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione. Allora, si applica diciamo alle fiere. Il caso classico, appunto, cadenza prestabilita legata a un'edizione, quindi c'è ogni anno c'è un'edizione che dura due giorni, la fiera della mietitura del grano, che c'è a giugno, sì, che dura venerdì, sabato e domenica. Ogni anno faccio un bando per. Allora, in Toscana le fiere hanno le concessioni pluriennali, quindi non si applicherebbe questo criterio, perché le concessioni pluriennali comunque è nel criterio precedente. Pluriennali, nemmeno si applica alle fiere promozionali, perché se andate a leggere l'articolo delle fiere promozionali è sempre comunque l'anzianità di impresa, senza nemmeno passare dal boot. Quindi si potrebbe applicare alle fiere per le quali per qualche motivo il comune, quella fiera lì, non ha previsto concessioni pluriennali, ma comunque è una cosa stabile, è nel piano, e si potrebbe applicare a fiere promozionali perché il comune ce l'ha, che sono rimaste fiere promozionali perché sono andate mentali, ma che ormai sono diventate un qualcosa di inamovibile, che sono confluite anche nel piano. E a quel punto allora si dice, forse è più giusto venire meno al requisito specifico delle fiere promozionali, e visto che sono nel piano, e visto che comunque noi garantiamo tutte le edizioni da qui nel prossimo futuro, a quel punto è giusto applicare questo criterio, questo l'hanno inventato, c'è cioè nella legge regionale. La regione non ha chiarito, manda la mail, non ha chiarito, dice, ma è che si abbia, quindi non ha risposto. Quindi a livello regolamentare possiamo dire che questo criterio è applicabile a fiere particolari o a fiere promozionali particolari. E come funziona questo criterio? È abbastanza incomprensibile, io ve lo dico, ma tanto per 5 minuti non siete dimenticati, andatelo a leggerlo, ovviamente vi ho messo anche a disposizione transitoria qui tutto insieme. Dice, valgono le presenze pregresse, qui si sta parlando di pregresse, non di anzianità di esercizio di impresa, sempre in deroga alla Bolkestein, qui proprio in deroga totale. Presenze pregresse, fino a valgono in combinato le disposizioni transitorie, per tutte quelle esistenti, diciamo, si arriva fino al 7 maggio 2017. Dall'8 maggio 2017, si applica i criteri quelli abbiamo appena visto per le concessioni pluriennali, quindi anzianità di impresa. A quel punto ci serve per trovare uno status.
una configurazione. Abbiamo trovato 20 individui con l'anzianità. Ecco, questi individui hanno diritto a un periodo che va da sempre da 9 a 12 anni per vedersi riassegnare la solita concessione basata sulla presenza. Scaduti questi 10 anni, che quelli si sono rivisti riassegnare il solito posteggio perché hanno più presenza di un altro, scaduti questi 10 anni si riapre ai criteri dell'anzianità. Per dar vita ad un altro ulteriore periodo che va da 9 a 12 anni, a scelta nostra, dove varranno le presenze. E così via. Quindi una cosa ciclica. Per amor di Dio. Ma tant'è. C'è scritto questo, se volete tenere con la sera prima di andare a letto, foglio, penna, blocco degli appunti e leggete l'intesa, riuscite a venire a capo di questa cosa, è un po' come la settimana enigmistica, e c'è scritto questo qui. Dà diritto a un nuovo periodo in cui le presenze. Ok? Destinate a seduttori più che abili, però. No, più che altro che hanno voglia, perché è quello il problema. Mettete nei panni, visto che ci siete davvero, degli operatori comunali che vengono lì, cioè, come si. La normativa non prevede questo dice hanno diritto a un periodo in cui vale le presenze, non c'è scritto una normativa quanto è questo periodo. È ragionevole sempre che sia un periodo da 9 a 12, secondo me. Buono? Sì. Il 40 punti più legato alla anzianità di presenza lo prende l'operatore titolare della concessione, quindi il possessore dell'azienda. Anche lì bisogna pensare, uno potrebbe dire, o perché io che so concessionario, non posso, che so affittuario, non posso prendere? Questo secondo la regione, Secondo la regione. In effetti la deroga è proprio quella lì, cioè la deroga serve proprio per premiare i concessionari. Quindi è logico che in quell'interpretazione lì lo debba prendere il proprietario e non l'affittuario. Ma per come è scritta, anche io ci ho riflettuto tanto, non è neanche così sgusciato. Quel momento lì, comunque lui è titolare. Sì, sì. C'è un contratto, no? C'è un atto pubblico che sancisce la disponibilità del soggetto in quel momento di titolarità. Se fai un regolamento e invece scrivi questo, non la butti di fuori, Cioè, io la do a chi in quel momento è titolare della concessione. La scelta dei posteggi nel nuovo sito di creazione del mercato nostro la fa chi materialmente in quel momento lì è sul mercato. Sì, sì, ma non. Io. Se si deve firmare un'autorità, va a creare quella di scelto, esercita, no? Anche se potrebbe esserci una specie di polemica, perché sapendo non potrebbe dare l'articolo, anche d'accordo con lei, guarda, c'è una scelta di. È una possibile interpretazione, perché venne fuori qualche mese fa, infatti io anche la vendevo questa cosa di più. Poi, riflettendoci, la deroga è stata fatta proprio per premiare il proprietario del posteggio. L'intesa predice. Allora, riserva usabile, cioè il compreso dell'acquisizione del posteggio quale definisce la selezione che nella prima persona può essere bisogno di votazione del 40% complessivo. Quindi è del tutto legittima questa specificazione. Cioè, o tutte e due, o proprietario, o quell'altro potrebbe dire, guarda, io ho esercitato dal 70 al 90 al 2000, dal 2000 al 2012 esercito l'affittuario. A chi lo dai 40? Oppure me lo dà mezzo per uno? Tutte e due? Anche perché poi spesso i proprietari di posteggio sono persone che non sono più iscritte, non c'è più attivo. Sono persone, le imprese individuali che hanno solo per la azienda lì, appunto. Quindi, per quello che la regione diceva, datelo anche a chi non è attivo. Per quello. Proprio perché la regione vuole premiare i proprietari di azienda anche se sono inattivi. Però, sì, però perché dice lui ha fatto un investimento iniziale, è lui che ha speso e quindi lui deve avere la buona uscita.
e due deve riavere una rendita fissa, 15 anni, non quindi, però è del tutto legittima questa cosa. Se nel vostro regolamento scrivete che il credito del più 40% lo prende chi vanta, potrebbe essere una soluzione, chi vanta l'esercizio maggiore o numero di anni fra affittuario e proprietario. O tutte e due. Capito? No, sono scelte politiche anche. Chiaramente Anci mi dirà, no, guarda, no, aspetta al proprietario. Quando verranno a farvi, magari, visto che c'è il protocollo d'intesa per andare a fare assistenza giuridica all'amministrazione. Quindi questo è quello che dirà la regione, che può stare anche in piedi, vista che quella la deroga. Cioè, lo scopo della deroga è proprio quello lì, di premiare chi che aveva fatto l'investimento, che gli rimanga a mano un'altra volta una proprietà di azienda da dare in affitto anche per altri 9 anni. Capito? Quindi sposando quella razza lì, sì, però per come è scritta, siccome è un bonus del 40% da dare a chi ha maturato l'anzianità in quel posteggio lì, e che l'affittuario non ha maturato l'anzianità in quel posteggio lì, sì, a volte. Però decidiamo allora quanto farla valere, se a tutte e due, a chi ha più anzianità fra, in quel posteggio lì, fra esercizio effettivo, allora la base sull'esercizio effettivo. E conto numero di giorni fra proprietario e la do o la do a tutte e due. Posso darla a tutte e due. E anche lì l'anzianità la sommo al Dante Causa che me l'ha venduto il posteggio, non che me l'ha dato, se no ti passo avanti per forza. Se è solo per l'affitto, io sommo la mia anzianità di esercizio di impresa a quella del Dante Causa. Io affittuario però non la posso sommare a quella che me la danno affitto, se no mi passa avanti. Cioè lui avrà 30 anni di anzianità, io allora ho 30 anni più o meno. Allora l'anzianità solo si somma, ma solo per le compravendite. Su tutte cose da... Allora, io speravo che la regione, quando forniva l'utile strumento ai comuni, sviscerasse queste cose, non che proponesse il documento unitario. Queste cose svisceriamole nel regolamento comunale, fate un conciliabolo in comune, così stanno le cose. Bisogna prendere delle scelte tecniche, ma poi saranno scelte politiche, che poi ci sarà. No, tutti, è un bando aperto, cioè, poniamo nella mente che... Non esiste più un affitto. Scala, non c'è sioni. Anche dal punto di vista privatistico sarà un bel problema. Dal punto di vista privatistico. Peggio per loro. È per questo ci arrivavo tra pochino, che è imprescindibile rifare il piano. Perché te a quel punto non hai più diritti acquisiti di nessuno, posso anche cancellare un mercato. Trovare pace abituali che diventano cessare. Ovvio. Come applico criteri? Voi come applicare i criteri poi determinerà quante persone verranno a buon ufficio a brontolare. Sappiatelo. Il più 40, il meno 40, l'affittuario. Però il punto è un nuovo punto zero, un momento iniziale dove nessuno è un punto zero ibrido, non è un punto zero quindi in sostanza se non metti 40 il piano non è vero, cioè conviene rifarlo dopo il 2016. No, prima è logico, ha fatto ma allora ci arrivavo da pochino, fammi finire piano, ci arrivo fra un attimo, allora. Che non può fare regolamento, sì. Quindi fiere promozionali per farvi vedere che comunque vale l'anzianità l'impresa, quindi il problema. I criteri residuali sono quelli che la regione toscana ha chiarito malamente, cioè il criterio rilascio concessioni per nuovi posteggi o resisi liberi in mercati esistenti. Secondo il MISE è meglio applicare i criteri di qualità che ancora non ci sono. Secondo la regione toscana no, anzianità d'impresa. Anzi, e in più ti ci metto anche il 40%.
però in quel caso va bene. È uguale quelli, i posteggi resi liberi nei mercati, nelle fiere a cadenza prestabilita, che questa, ognuno prenda le sue decisioni, ma il logico si andrà con le anzianità di esercizi di impresa, o si aggancerà alle presenze. Questo è quello che bisognava poi bisognerà decidere nel regolamento. Il regolamento va fatto per forza. Non è possibile non fare regolamento per 2017. Queste sono le norme transitorie, è inutile riguardarle, ho fatto il solito schemettino che tutte le volte l'ho già messo sul forum un sacco di volte, anche graficamente, vi aiuta a capire le varie scadenze. Quindi i due scaglioni più lo scaglione aperto. Possiamo averci concessioni che vanno fino al 2020. E poi tutte le fasi transitorie, è inutile rientrarci dentro, stare a leggerle. Nuove disposizioni di interesse, poi si passa alla pianificazione. Nelle fiere a durata fino a 2 giorni la presenza si acquisisce, visto che appunto questo sono disposizioni dell'intesa, visto è stato fatto il criterio della cadenza prestabilita che si basa sulla presenza, va detto, ti dico anche quando si può considerare presenza. Quindi, nelle fiere di durata fino a 2 giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione, sopra 2 giorni con almeno 2/3 di presenza, altrimenti non è presenza e non la farà vantare la cadenza prestabilita. Anche se non attua la presenza prestabilita, però poi queste sono definizioni che devo importare nel mio regolamento e che la regione ha portato nella legge. Quante concessioni rilasciare al medesimo soggetto? È variato, più o meno 100 banchi, 2 o sopra 3 per genere, quindi uno arriva anche a 6. La legge regionale ha fatto casino, confusione, scusate, sulle presenze di spunta e presenze delle fiere. Non conta la presenza di spunta, se dicete l'intesa, che l'intesa ha chiarito, guarda, la presenza la acquisisci, per noi era già così, quando ti presenti a fare la spunta, poi se non tu monti, pace, ma la presenza tu ce l'hai. Però se andate a leggere la legge non c'è questa divisione tra presenze di concessione e presenze di spunta, è bene disciplinarla bene nel regolamento, cosa vuol dire l'una e cosa vuol dire l'altra, per andare poi a fare bene la spunta. Una cosa, poi si passa subito al piano, questa non la introduce la normativa, però sul forum ricorre spesso, se una medesima autorizzazione può maturare più presenze, e io sempre sì, e faccio sempre il caso classico della SNC con 3 soci, itineranti SNC, che ogni mattina parte da Firenze con 3 furgoni diverse, con un unico titolo abilitativo, la SCIA per l'esercizio del commercio della Repubblica in forma itinerante, e va a fare le spunte nei vari mercati della Toscana. Martedì uno va a Empoli, uno a Firenze, uno a Calenzano, il mercoledì un Arezzo. Secondo la regione non si può fare questa cosa, chiaramente si può fare, la regione sta prendendo una baglia, dove è il problema, che la regione dice non ce lo posso scrivere la legge, ma ci vuole l'autorizzazione originale, se no il vigile non ti può rilasciare la presenza. No, l'autorizzazione originale è un file, io ti porto il mio tablet, se la vuoi vedere esiste la dichiarazione sostitutiva, anche se d'altro poi la dichiarazione sostitutiva ora tanto esiste, insomma, non è che è la patente di guida, altrimenti c'è scritto. Quindi ciò non toglie, poi è da gestire le spunte, quello sì nel regolamento. L'operatore concessionario può partecipare alla spunta, ovviamente se c'è un dipendente e un altro furgone. Perché no? Oppure no? Oppure sì, solo quando sono finiti gli spuntisti veri. Sono tutte cose da decidere nel regolamento. Più operatori della stessa azienda in generale possono partecipare alla spunta? Boh, anche se hanno più titoli abilitativi? Boh, vediamo, tutte cose da decidere. In teoria sì, in pratica forse no, perché nel mio regolamento comunque voglio premiare chi non monta, chi il poveretto che ha il carrettino e che viene, che quindi comunque ti passa avanti a te che sei, siccome lo possono fare anche le SPA,
dell'SRL, il commercio della pubblica, arriva Veneto, con 800.000 dipendenti e monopolizza tutto. Allora io no, guarda, alla spunta ha precedenza chi non è anche concessionario, e te il concessionario insomma fa la spunta, ma dopo tutte cose da decidere. Esatto, che va via. Ciao. Quindi che cosa bisogna fare per adeguarsi all'intesa? Allora, il regolamento per forza, dai, cambia tutto, quindi io devo decidere quali criteri adottare, come adottarli e quanto deve durare le mie concessioni, per forza, quello è imprescindibile. Se cambio il regolamento cambiamo anche il piano, anche perché come dicevo prima è un'occasione ripetibile. Il discorso che si è visto prima sull'autotutela e l'indennizzo nel 2017 non vale. Nel 2017 è un momento zero dove nessuno ha un diritto acquisito. Quindi se io quel mercato lo voglio fare diventare da 100 a 90 posti, chi è che viene a brontolare? Nessuno, perché nessuno ha un diritto acquisito. Dice, ah, ma tolta la concessione? No, a che punto? La concessione la devo rimettere a bando, non si sa mia se vincerà te. Se lo voglio spostare, ugualmente. Quindi, invece di stare a arrampicarci sugli specchi, a farci fare i ricorsi adesso, aspettiamo il 2017. 2017 rappresenta, poi per 10, 9, 12 anni mi regolo, mi avrò le mani legate un'altra volta, perché ho lasciato le concessioni, quindi per spostarle o per modificarle, addio. Ma adesso è un momento imperdibile, facciamolo. Anche questa cosa non viene messa tanto in risalto. Occhio, magari non esageriamo, è vero che non esistono diritti soggettivi del concessionario, ma ci può essere un interesse legittimo dell'associazione categoria, riguardo a me che mi tolgo, a 100 anni c'è un mercato di 100 banchi e me lo tolgo. Magari quel giudice ti potrebbe impugnare l'atto e dire, no, è irragionevole, perché mi togli un mercato, insomma, però motivandolo, guarda, e tanto lo volevo fare, ho visto che la viabilità è venuta meno il decoro, quindi questo mercato da un po' di tempo ha assunto una rilevanza nociva per il mio comune, per il mio ambiente urbano, da 120 lo porto a 112, lo dico un anno prima, diciamo pur, siamo eccessivamente garantisti, siccome la legge dice che quando sposto un mercato devo dare comunicazione un anno prima, anche se non hai diritti acquisiti, perché nel 2017 non ci saranno, comunque te lo dico un anno prima, in modo che sappi che prima non ti potrebbe ritoccare comunque, e probabilmente a maggior ragione non ti ritocca perché tolgo proprio quei banchi lì, io te l'ho detto, sono inattaccabili, ho fatto concertazione, il piano va fatto concertazione, brontoleranno, ma come, fai uno studio, vedi che c'hai un numero banchi per abitante eccessivo, quindi puoi fare tutte queste cose e diventa un'occasione come per i residenti, non ho tanto lì, ma per i concessionari, quindi consiglio, il regolamento va fatto per forza, ma non ha senso non fare anche il piano, dovrai legarlo poi a una specializzazione, una cosa che solo per confermare il mercato. Anche solo per anche validità, poi il piano ha comunque validità almeno triennale, quindi comunque ha una scadenza, ma facciamolo. Quindi da qui al 2017, meglio se poi se faccio modifiche rilevanti, meglio dirlo un anno prima, quindi facciamolo subito, facciamo anche il piano. Quello deve essere chiaro, quando vedrà, ma io tanto ho il criterio, un po' mi ritocca, ti ritocca, non ti ritocca. Tanto io magari non metto il criterio del 40%, quindi se non metto il criterio del 40% è totalmente aperto, anzianità. Se tu metti tutto il punteggio, a prescindere dall'anzianità di presenza sul mercato, cioè tanti punti a tutti, poi può succedere ci siano delle difficoltà. Rispetto al progresso ci siamo anche delle differenze. A voglia. A voglia. Poi tanti stanno vendendo, ma metti il criterio più 40, come ritocca proprio il posteggio lì. No, anche se sei un vincitore, ma magari prima eri in quarta posizione, ora sei in 28esima o in 15esima, e magari passa, dove è scritto, cioè è un momento zero.
poi chiaramente manterrò le specializzazioni, le cose, però una cosa, per quanto riguarda il subingresso, no? L'articolo 74 prevede una semplice combinazione, cioè, ma noi si attribuisce una combinazione senza il teore di rilascio di tutti gli obiettivi, cioè, fai bene, perché se qualcuno invece rilascia un'autorizzazione, allora sarebbe sottoposto a rilascio dell'autorizzazione. No, questo è pacifico e scontato. No, ma, cioè, si acquisisce una semplice umiliazione che a noi ci vale sia per l'aspetto autorizzatorio che per quello non ci sto. Sì, 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 si può chiare su tutte e due, sì, veramente. Ma anche perché anche nel caso della reintestazione, quando il soggetto lì, allora, se guardi la legge non esiste la comunicazione di reintestazione, però per prassi io dico vai, fatela fare solo quando effettivamente riinizia l'attività vera di vendita effettiva. Ma se tu contestualmente cessi il rapporto un affittuario e ne trovi un altro, non devi ritornare più al soggetto, stato il soggetto. No, sei già intestato, cioè ha fatto un affitto d'azienda, mi ha venduto. E che lo sai, poi di fatto non fanno mai, quindi noi ci troviamo sempre a rincorrere. Hai già un'intestazione, cioè sei già intestatario in quanto proprietario d'azienda, ma dai un affitto. Cioè si rapporta uno e io di solito suggerisco di farlo specificare nel contratto. Sì, ma anche se non lo specifichi, nuovamente. E devi stare attento ai periodi. Non è venuto nessuno in questo mercato per 4 mesi. A me non importa se c'è l'affittuario, ci sono o ci sono. Io per la concessione è un cammino della vita. Finito il discorso, quindi devi stare attento a quello lì. Quindi la modulazione di intestazione, se la vuoi mantenere, scrivi nel regolamento, perché la legge non la prevede. Prevede cessazione sull'ingresso o avvio attività, dove il sull'ingresso è sottoposto a comunicazione della scia. Infatti, che non era una, ora si è uniformata, ma prima potevi fare la comunicazione postuma, poi dal 2012 una volta devi fare prima dell'avvio effettivo, ma prima potevi fare anche 60 giorni dopo, quindi non era una scia, perché la scia è sempre precedente, era una comunicazione, quindi qualcosa di meno ancora. Perché? Perché la giustizia è così, c'è un atto notarile dove ti posso inibire l'esercizio solo se ravvedo che se non hai i requisiti professionali o morali, non so, personali, altrimenti è logico che te sei subentrato anche nei diritti che riguardano la possibilità abilitativa. Quindi basta la comunicazione, io faccio le verifiche. Per quello che non esiste poi un titolo cartaceo da vantare come la patente di guida o la carta d'identità. Il mio titolo è uno status giuridico che una pubblica amministrazione mi può confermare qualora interpellata e che io posso dichiarare con autocertificazione. Se poi lo vedete, ti porti il tablet e te lo faccio vedere. Ecco, va, questo è il messaggio fake, quindi la regione vi sta prendendo un abbaglio, ma infatti non l'ha potuto scrivere nella norma, ma lo va consigliando. Dice, no, non lo fa montare se non c'ha il titolo originale. È un abuso d'ufficio. E l'esempio classico è quello che ho fatto di tre persone, o anche 10, o anche 1000, che partano la mattina con un titolo abilitativo e vanno a fare spunte. Ma perché no? Cioè, se sono da regione, lo deve tornare, riprendere l'originale dell'autorizzazione e riandare avanti nel mercato. Grazie. Non siamo, me ne vai poco. Ma lo voglio dire, te lo dichiaro, siamo abilitato, sì, in quel comune, questa è, vai, diciamo, ma telefono insieme a me, mi dico così, voglio dire, telefono è solo per il comune, io fatelo dire, ah, ok, sì, ciao. Quindi, dal regolamento, la questione degli accorpamenti, siccome ci sono queste scadenze, qui il legislatore poteva, non è il legislatore, l'intesore, questa è un'intesa, poteva fare una scadenza, l'ha fatto due vicine, quindi magari facciamo nel nostro regolamento una norma transitoria, cioè portiamole, facciamo una spunta che va dal maggio al luglio 2017 per portare, facciamo un bando solo. Vedete, quelle sono in qualche modo per prorogare tutte e fare un bando, da lì in avanti abbiamo una gestione parecchio migliore, andiamo a gestire solo una scadenza, ok? Quindi possiamo fare gli accorpamenti. L'intesa qui dice esplicitamente
occhio, dice, almeno 90 giorni prima di effettuazione delle selezioni nel 2017 dovete darne comunicazione. Questa è ridondante, abbiamo già fatto sicuramente concertazione perché avevamo fatto un nuovo regolamento, quindi il nuovo piano, spero. Quindi qui le esigenze di partecipazione saranno state sicuramente soddisfatte. Comunque sappiatelo che c'è questa disposizione. Posteggi riservati, approfondimenti. Una norma che nessuno rispetta, una disposizione che nessuno rispetta. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non sono imprenditori agricoli punto e basta. Sono imprenditori agricoli che appartengono, che hanno sede nell'ambito territoriale come individuato, bla bla bla, nella normativa del governo del territorio. Nel caso di Firenze, l'ambito territoriale è questo qui. Io penso nessun comune in regola, ma nel 2017 mettiamoci. Per cui gli imprenditori agricoli sono quelli che hanno sede in quest'ambito qui, in precisi comuni. Lo trovate questo allegato nella legge 1/2005, meglio nella legge 52/2012, che ha modificato la legge 1/2005. 52/2012. In allegato c'è questo elenco di ambiti territoriali. In che misura riservare i posteggi? Non c'è scritto. Nel 114 c'è scritto in una misura congrua per offrire un assortimento adeguato, eccetera, eccetera. Niente, questo l'abbiamo già detto della gestione, la sentenza del Consiglio di Stato, ve l'ho già letta, la trovate qua a pagina 47. Spostamento del mercato. Usate 2017, altrimenti in vigenza di concessioni abbiamo due motivi: o ordine pubblico, cioè da rifare la strada, eccetera, eccetera, o la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Per quello che riguarda questa fattispecie, abbiamo il caso del Comune di Firenze da studiarci. Si trovano le passo, tutte le sentenze, lì si riesce a capire un sacco di cose. E comunque ha sempre quasi dato ragione al Comune di Francescana, perché si può fare. Magari però previo parere della sovrintendenza, che ci dice sì, ok, effettivamente non è una situazione che sta in piedi. Da un punto di vista paesaggistico, tutela i beni culturali, quella situazione è sostenibile. Come ci dà lo stesso parere su una autorizzazione paesaggistica, ci dà lo stesso parere sul mantenimento di uno status quo di mercato. Quindi, previo parere sovrintendenza, io ti sposto e lo posso fare anche con una certa... insomma ha fatto il Comune di Firenze e alla fine il Comune di Firenze ha vinto. I 100.000 ricorsi sono andati tutti più buoni e vi ci ho portato, tra le tante sentenze abbiamo riportate una dove appunto il Comune, quello che viene fuori è questo qui: le scelte di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione anche per quanto riguarda la disciplina del commercio rientrano nell'ambito della discrezionalità propria dell'amministrazione competente e possono essere sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa solo per palese arbitrarietà, illogicità e manifesta irragionevolezza, cioè un errore o errori di fatto, altrimenti il comune può fare quello libero, il suolo pubblico è suo, è del comune. Quindi o ci sono questi vizi o altrimenti la giustizia amministrativa alza le mani, non si può dire a un proprietario cosa deve fare o cosa non deve fare, ti posso dire come lo deve fare. Il discorso l'ho sempre fatto 10 volte nel corso di lezione. Lo devi fare in maniera imparziale e non arbitraria, ma altrimenti lo puoi fare. Ok? Tarlecce, anche qui altre della forma sperimentale ve l'ho già detto. Ultima cosa, liberalizzazione dell'orario del commercio sulla pubblica. Vi ho riportato un po' di sentenze. La prima è quella della Corte Costituzionale per quello che riguarda la legge regionale della Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta ha detto: guarda, sì, va bene, ho capito che c'è la liberalizzazione degli orari del commercio, ma no, per quello che riguarda il commercio sulla pubblica. No. Quindi, l'itinerante
ho detto, per quello che riguarda le concessioni, io ti do una limitatezza temporale della concessione, quindi indirettamente te lo do io l'orario di esercizio, avrai, puoi andare in quella piazza solo fino alle ore 13, dopodiché non è una limitazione d'orario, è una limitazione sull'uso della piazza, poi ci devono andare i bambini a giocare. Va bene. Ma l'itinerante? L'itinerante intervengo solo se rilevo dei problemi, schiamazzi, ordine pubblico, intaccio della circolazione, allora sì, altrimenti intervenire in maniera presuntiva è un po' un problema, è rischioso, cioè rischioso, non è legittimo, diciamo così, salvo il discorso che abbiamo fatto prima. Vediamo in sede di, diciamo, pulizia amministrativa quello che può succedere. Un TAR Milano del 2013 che rimandava alle ordinanze contingibili ed urgenti già affrontate. Il DURC vi ha rimesso la sintesi sui controlli, visto che sono ripartiti. Il discorso delle sanzioni l'abbiamo già affrontato. Ho fatto lo schemettino sintetico, perché anche lì poi se si va a vedere è abbastanza capziosa la faccenda. Avvio attività, è logico, l'autorizzazione, siamo nell'ambito di un bando, lo decido io. Ti faccio sanare, non ti faccio sanare, scorre in graduatoria, meglio fa scorrere in graduatoria. Ma già la scia itinerante intervengo come? Se guardo l'articolo 241-90 c'è scritto che laddove possa far sanare la faccenda, la devo far sanare. Non devo intervenire subito a gamba tesa, se leggete l'articolo 19 della legge 241-90. Laddove è possibile ti devo dare un termine per adeguarti ai presupposti di legge. Quindi se io voglio rispettare il principio della scia, non ti devo inibire tu l'esercizio dell'attività, te che mi fa la scia itinerante, ma ti devo dare magari 30-40 giorni per adeguarti. Oppure no, vediamolo. Sul subingresso, va bene, no, l'avvio attività differita, cioè per quelle imprese che si iscrivono, che partono con l'attività oggi, ma che ancora non sono iscritte alle liste imprese, e che quindi non hanno ancora fatto versamenti INPS e INAI, quindi che verifico, non può. La legge dice che devo verificare dopo 180 giorni e prima di 240. Lì la legge prevede la revoca diretta, senza nemmeno una sospensione. Per me, però è esplicita questa cosa. Invece sull'ingresso c'è la sospensione e poi casomai la revoca, se dopo 180 giorni uno non si mette in linea, annualmente ogni 31 marzo, quindi entro il 31 marzo di ogni anno, e vuol dire che vado dal 1 gennaio al 31 marzo. Cioè, pensando quando dobbiamo pagare, lega tutti i regoli. Lì vai a scadenza, e che devo dire? Però vai il 16 febbraio da scadenza. Scadenza. Se caschi quel giorno di vita, e allora magari facciamo subito a gennaio, non è che devo fare il 31 marzo. E il 31 marzo di ogni anno vuol dire che non lo posso fare quando mi pare. Agosto non lo posso mai fare. E allora meglio, questa cosa non sapevo, quindi meglio allora farli subito a gennaio, farli anche qui, decidere nel regolamento se farli a campione o a tappeto. Però ci metto 30 giorni in mezzo per registrare il pagamento, quindi ragazzi, tutti i regolari, se tu vuoi fare 17 di questa, però, cioè, no, cioè, spero Renzi attui la cosa, ma vista la faccenda. Partecipazione spunta, e siamo lì, è rimasta scritta la norma come era nata, ma non è attuabile. Tutti i discorsi abbiamo sempre fatto. In più, l'irragionevolezza di dover controllare un toscano, ma non un emiliano. Perché la legge prevede che chi partecipa alle fiere, alle manifestazioni, proviene da una regione in cui c'è il controllo d'urto, non lo debba verificare. È illogica e irragionevole. Allora anche io toscano vengo da una regione dove c'è il controllo d'urto, perché a me non verifichi? Quindi se arriva insieme a braccetto un bolognese o un fiorentino, lui no, io sì, non sta in piedi. Sanzioni pecuniarie le ha già detto. Su, vi ho messo anche questo, vendita alcolici su area pubblica. Può essere un problema, perché ancora in vigore intanto il decreto legislativo 114-98, laddove dice che resta salvo il divieto di vendere alcolici su area pubbliche, eccetto con le modalità previste dall'articolo 176 del regolamento al TUPS, e cioè recipienti chiusi minimo 20 cm per i superalcolici, cioè da 21 gradi in su, minimo 33 cl
tutti, quindi la birra, recipienti chiusi. Quindi la somministrazione su Aracube non sarebbe mai ammessa, però la fanno tutti. E poi la legge 125/2001 è stata modificata nel 2012, è stato mantenuto tutti questi divieti. Quindi dalle ore 24 alle ore 7 comunque è vietato vendere o somministrare alcolici su aree pubbliche, eccetto, e poi c'è un eccetto, incomprensibile, eccetto, in occasione di fiere, sagre, mercati, altre riunioni straordinarie, persone, occasione di manifestazione, ok, le somministrazioni temporanee, ma un mercato notturno, ok, va bene, e l'itinerante no, quindi. Alla fine è rimasto il biglietto notturno solo per gli itineranti. Non si sa dove prenderlo. Ma comunque sarebbe su tutto in vigore il divieto di somministrazione, perché io su Aria Pubblica posso darti solo in recipienti chiusi e con pulini. È un problema. Sappiamo però che questi divieti esistono e sono sanzionabili. E sono sanzioni belle grosse. Il MISE in una circolare ha detto: vabbè, ci siamo sbagliati in qualche maniera il legislatore, perché è imparziale, dice, vietare all'itinerante la vendita dalle 24 alle 7 e al mercatario no. Però è rimasta in vigore anche l'altra normativa, non riportate lì, che comunque lo stesso divieto vale anche per le botteghe, cioè dalle 24 alle 7 gli esercizi vicinati devono interrompere la vendita. Allora, qual è l'imparzialità che conta? Quindi anche qui c'è una serie di disposizioni sovrapposte, spalmate in un sacco di norme differenti, temporalmente diverse, si va dal 1940 al 31 del Turpse fino ai giorni nostri, dal 2012, e è una cosa incomprensibile, cioè presenta dei buchi interpretativi che vanno colmati con la ragionevolezza. Anche qui impossibile ricordarsene tutte, ma tant'è. Cioè, quello che va a vendere panini davanti alla discoteca all'una la notte non potrebbe vendere la birra in nessun caso, a maggior ragione se da un bucale o anche un bicchiere di carta. È sanzionato, cioè da 2.000 a 12.000 euro di sanzione, 4.000 euro dopo del minimo. Chi è che lo fa? Nessuno. Però il divieto è ancora in vigore. Ok? Bon. Ci possiamo fermare qua, se avete domande lasciate 10 minuti per dare risposte, altrimenti ci stoppiamo.